Adesso ovviamente andiamo all'assaggio di questo spettacolo. Oh, mi sono inceppata. Cioè, guardate i pezzi di. Questo che cos'è? Questo qui è un ragno. Questo qui è un ragno. Quindi siamo in macchina, questa volta guido io, siamo a Cattolica e stiamo andando dalle Matte. È con la Lori, eh? Lì, ve la ricordate sta strada? Dai, ve l'ho fatta vedere nell'altro video. Eh? Ve la ricordate? Sì. Le Matte sono qua giù in fondo. Allora, Lori, inquadra un po', le Matte sono qua. Guardate un po', ragazzi, lì va, Osteria Le Matte. E noi parcheggiamo qui che c'è carico scarico. Speriamo che non rompano le scatole, poi ci mai chiediamo. Andiamo un po' a mangiarci un po' di pesciolino da ste due matte. Queste sono proprio matte, ragazzi, Allora, ragazzi, ci siamo, ci siamo. Come al solito facciamo l'entrata. Vi rifaccio vedere questo. L'altra volta io ho mangiato lui, oggi mi sparo lui. Ok? Ragazzi, l'altra volta ho mangiato da Dio, stavolta ho sopportato Lori, lasciamo giudicare anche lei, però stavolta pesce. Dai, andiamo su. Scusa, ma come stai? Tutto bene? Sì, Come va? Bene. bene. Sei stata soddisfatta dell'altro video? Sì. Ecco, hai visto? Adesso vi proponiamo pure il Anche se mi pesce, hai voglio visto nei vedere. video so che mi ci rimetterai ed è stato imbarazzante in un modo So, imbarazzante, guarda, stai Sì, lo so, riprendendo? infatti aiuto di guardare. Acqua naturale o gassata? Acqua naturale o gassata? Gasata. Gasata, va Gasata. bene. Vino, sì. Bianco? Bianco? Sì, bianco Bianco? fermo. Calice, Bianco bottiglia? fermo. No, calice, calice, Due dai, calici. due calici, No, dai, benissimo, non possiamo sì. imbrecarci, ragazzi, No, no, oggi no. no. Allora, come al solito, la roba più bella è quella. Grazie. Mamma mia, che è stata bella, ragazzi, non ve No, l'aspettavate. neanche io Allora, me l'aspettavo. come al solito, scritto a penna, oggi la penna è verde, tagliolini allo scoglio, cannelloni con ricotta e spinaci. Ragazzi, sono andato a fare un attimo la pipì e sono passato di là e ho visto i cannelloni al forno. Se non dovevo provare il pesce, avrei senza dubbio preso quelli. Avevano un aspetto devastante. Poi, pappardelle ai funghi, polpette, no, che polpette? Polenta con le quaglie, Madonna, anche quelli pasta, mi ragù, piacciono. pomodoro, mal tagliati con fagioli che sono quelli dell'altra volta, fritto di pesce, salmone al forno, stinco di maiale con patate, bocconcini di pollo con olive e crema tartufata e trippa. Madonna, anche la trippa. Menù spettacolare, come al solito. Noi per oggi siamo venuti a provare il pesce e quindi andiamo di pesce. Un tagliolino e mezzo allo scoglio, e mezzo perché è mezzo per la Lori, un tagliolino per me. Lei ha preso il salmone al forno e io il fritto. E secondo me spacca. Un giorno, Buongiorno, ecco, va grazie. ripreso anche lei però, mi scusi, lei va ripreso. Guardate che bel ragazzo, eh. Una porzione e mezzo, cioè questa sarebbe una. Cioè, Questa sarebbe mezza, cioè non so, avete capito? mezza, io non Capite qual è so, il mezza concetto? Una porzione, porzione e non mezza. so. Sono contento che siano rossi perché i tagliolini allo scoglio molte volte li fanno bianchi. Sono contentissimo che sono rossi perché a me il rosso mi piace di più, alla grande. Ma ragazzi, io sento prima il cannellone. Guarda che roba. Buono. Mamma mia. Buono per essere buono, eh. Ragazzi, sono Buono. proprio buoni, eh. Guardate che cavolo di cannellone. Mamma mia. Devastante. Adesso ovviamente andiamo all'assaggio di questo spettacolo. Oh, mi sono inceppata. Di questo spettacolo. Allora, vi stavo dicendo, sono contento che sono rossi perché a me rossi
mi fanno impastire. Ma no, guarda quanto... Dai, dai, via. Gli devo dare una sforcinata prima di togliere, perché io di solito pelo tutte le... come si chiama? Le conchiglie. Eccola, è arrivata. Allora, cosa ne pensi? Sei tornato, vuol dire che ti sei trovato bene dalle matte. Ma perché voi siete matte, proprio matte. I cannelloni sono spettacolari. Adesso ho dato, c'è ancora il sapore del cannellone, aspetta, che adesso gli do, ma questi tagliolini, sono contento che siano rossi, dicevo, perché io pensavo che erano bianchi. No, dipende, come mi alzo alla mattina. Delle volte li faccio rossi, delle volte li faccio bianchi. Perché io sono devono essere rossi per forza, guardate cosa sta nella testa. Per forza rossi devono essere, comunque raga, spettacolari anche questi, aspettate che adesso ancora ciò assaporando sto tagliolino, è buonissimo, è buonissimo, non è un tagliolino che in genere, no? È quadrato come spaghetti alla chitarra, è vero. Come se fossero gli spaghetti alla chitarra, io li chiamo così, è vero, giusto? Bello al dente, bello tosto, bravo, questo bravo. Sugo è ricco ragazzi, perché guardate la roba che c'è, guardate, cioè guardate i pezzi di questo che cos'è? Questo qui è un ragno, questo qui è un ragno sicuramente, no questo è un polpo, è un polipettino piccolino, ma c'ha un sacco di roba ragazzi, un sacco, ed è veramente veramente buono. Adesso che è andata via, vi devo dire la verità. Io ho detto, pensavo dentro di me, la carne, i mal tagliati, la quaglia dell'altra volta, sono buoni, erano buonissimi. Tutto il pesce, secondo me, non sarà granché. Questo è stato il mio pensiero prima di arrivare. Beh, vi posso dire che preferisco questo alla carne. Spettacolare. Veramente, veramente buono. Deciso, il sugo bello amalgamato al tagliolino, buono, veramente veramente calcato. Lei non è una mangiatrice folle come me, capito? Tanto poi puoi tagliarlo, no? Cosa? No, no, sì, no. Sì, sì. No, io dimetto tutto. Spacco la testa. Avete sentito, eh? Questo lo mettiamo subito. Mi ha detto lei che mi spacca la denuncia salta momentanea, subito. Adesso chiamo il mio avvocato, subito, denuncia istantanea. Io le patate le ho sentite l'altra volta, quelle spaccano, quelle sono veramente buone. Allora, questa è una seppiolina. Buono, molto buono, molto molto buono. Bello croccante, proprio buono. Buonissimo sto gamberone ragazzi, porca miseria buono, proprio buono, ci vorrebbe un piattino. Ragazzi io il fritto lo mangio con le mani, non so voi, guardate che roba. Devo fare un appunto sulle patatine, non sono cotte nello stesso olio del pesce, si sente, non hanno l'odore del pesce, molto buone, e questo è un particolare molto importante. E di questa vogliamo dire niente? Queste spaccano, ma quanto sono buone, perché sono al forno, mamma mia. Ma ragazzi queste me le ricordavo, ma non ricordavo, ricordavo e non ricordavo, molto molto buone. Aspetto spettacolare. Perché è impanato con la monica, molto buono. Molto buono, molto buono, buono proprio sul salmone, ragazzi. Porca miseria.
Però non è una patatina, perché la mangio con le mani? Perché il salmone si mangia con le mani. Anche il salmone. Tutto. Tutto, tutto con le mani, molto buono. Ragazzi, questo salmone è proprio gradevole, molto buono, delicato, molto molto buono e fresco. Qui, come c'è scritto nel menù, ve lo faccio vedere. Il dolce è offerto dalle matte. Quindi con il caffè, il dolce è offerto dalle matte. Eh? Fatta in casa da... dalla matta numero 2. Mi sembra che la faccia lei, adesso fermi lì che glielo chiediamo, perché non mi ricordo se è la matta numero 1 o la matta numero 2, secondo me è la numero 2. Adesso glielo chiediamo, eh. Scusate la confusione, ma abbiamo quasi finito. Capito? No, buonissimo. Si sente che pasta che è fatta in casa. Bello friabile dentro, marmellata è buonissima, veramente buona. C'è chiara e c'è scura. C'è chiara? Puoi parlare un po' più forte? Parlo più forte. C'è la chiara? C'è la chiara, oddio, dopo ho i capelli bianchi, c'è anche una ricrescita da fare. Vado di qua. Tanto qua la ricrescita non c'è perché non c'è proprio il capello, non c'è la base. Lo vogliamo chiudere sto bel pranzo con un bel caffè alla nostra. Perché non mi riprendi mai con la bocca oggi? No, perché c'ho la ricrescita. Il microfono, se lo tieni dietro il maglione il microfono. No, perché oggi c'ho anche il maglione abbastanza voluto. Dietro lo tiene. Dietro. Oggi abbiamo fatto poche battute, Filo secondo me avrà difficoltà a mettere davanti. Chi? La scenografia adatta per farlo in due, forse. No, è vero, però c'era poco spazio. La scenografia. Beh, direi che il video di chiusura lo possiamo fare qui, mentre stiamo aspettando di salutare la Silvana e la Jessica. E vi abbiamo appena fatto vedere il gran premio internazionale della ristorazione che è stata data a queste due matte. E oggi ci siamo venuti ad assaporare il loro pesce e partiamo con i voti. Allora, la location lo stesso dell'altra volta, non mi ricordo qual era, ma mi sembra che gli abbia dato 9, qua c'è anche la Lori. Tu cosa ne pensi come 9, come location, Lori? No, benissimo, 9 è perfetta, ottimo. Ok, servizio è stato fatto dalla Jessica, quindi non si può dire che... Scusate, controllavo una cosa, non si può dire che non è un buon servizio, quindi... Io mi sembra che gli abbia dato anche l'altra volta un bel 9. Se non era 9, era 10, mettiamo 10. Allora, il menù. Allora, avete visto il solito menù scritto a penna, bellissimo, come piace a me. Almeno c'è scritto qualcosa. E dobbiamo votare il pesce che abbiamo mangiato. Lori, cosa ne dici? Il pesce che hai mangiato? Quindi, voto? 9? 10? 10? 9? Esatto, allora diamogli. Era fresco, era molto buono, ragazzi. Buono. Dai, diamogli un 9,5. 9,5, dai. 9,5, 9,5, dai, 9,5, non di più. Passiamo al conto. Al conto, ragazzi, l'avete visto, ve l'ho fatto vedere fuori. 13 euro carne, 15 euro pesce. Come si può non dargli 10? Non si può non dargli 10. E gli diamo 10? 10, assolutamente 10. Bene. Beh, velocità di esecuzione, ragazzi. Siamo qui in piedi che stiamo aspettando che finisce il servizio a Silvana per salutarla, ma veramente è già 20 minuti che abbiamo finito di mangiare. Quindi la velocità di esecuzione è un altro bel 10. Esatto. Quindi Osteria Le Matte a Cattolica, non potete assolutamente non venire a sentire
anche il loro pesce, giusto? Giusto. Bene, adesso vi saluto, statemi bene, iscrivetevi al canale Cecco PT e cliccate sulla campanella.